Nonostante voi, quando mi trovavo in situazioni così un po' scabrose, dover tenere, dare conto a papà, capito, di questa. Una volta mi accompagnano a casa dal paio per due amici, non faccio i nomi sempre per non fargli pubblicità, e mentre stanno andando nella macchinina, io stavo dietro, loro davanti, si erano confezionati un cannone che sarebbe una sigarettona gigante de roba, de hashish, con l'olio indiano sopra, che pare sia una roba esplosiva. Insomma, a voi? No, grazie, no. Io stavo lì come per prendere i voti, no? Così con l'aureola, no, no, grazie, no, no, se no il priore mi sgrida. E insomma, quando mi hanno fatto scendere alla montagnola, sono tornato a casa, il letto mi si è risucchiato. Allora ho telefonato a Mimì e gli ho detto: a Mimì, il letto mi si risucchia così e così, questi mi hanno accompagnato a casa, si sono fatti il cannone, io l'ho respirato e mo ne pago le conseguenze. Questa mi disse: Mimì, arenati, dormi, va, e faccio dormire pure a noi. Quando ho attaccato il telefono, dico: ha ragione lei, mi rimetto giù, il letto mi si risucchia. Allora sono andato da mio padre, gli ho detto: papà, scusa papà, so così così, questi mi hanno accompagnato dal paio, si faceva il cannone, io ho respirato, andiamo, mi vesto, 5 minuti, andiamo. Mi ha portato al Fatebene Fratelli, all'isola di Terina, mi hanno dato 12 gocce di Simpatol e mi hanno detto: vado a casa. Cioè, voglio dire, quelli erano i tempi, no? Dove a tuo padre c'era raccontato, a me due, che a tuo padre l'hanno spesso scocciato, hanno fatto battutaccio nei tuoi confronti, fino a quando sei diventato Renato Zero, arrivano a chiedergli i biglietti. Sì, Purelli, meschini. Insomma, devo dire, c'ho una faccia come il di dietro. Abbi pazienza, ma il dramma è che mio padre ottenne questo alloggio, dove in questo fabbricato c'erano 136 poliziotti. Quindi io, quando facevo lì, non pagavo le tacche, le risonanze magnetiche, perché me le facevano loro. Io volta che uscivo, che c'ho? Un po' di bronchite. Lasciati, stronzi, dovunque siete adesso, stronzi. Grande Renato! Beh, no, papà esibì il biglietto che pagava veramente, che se lo pagava lui, Alessandro forse se lo ricorda. E mio padre si pagava, andava al botteghino e pagava il biglietto, perché credo che quello fosse un pochino il senso anche che mi ha fatto amare mio padre ancora di più, perché un padre che ha sofferto più di me, perché erano 11 figli, pastori e contadini nelle Marche, in questa montagna molto vicina a Dio, dove si sente proprio questa beatitudine, però anche tanta solitudine, perché sai, 11 figli a quei tempi, i bambini morivano di freddo nelle case, pensate, morivano di freddo perché non c'erano riscaldamenti, questi bruciavano addirittura l'ovatta con l'alcol, che è una roba terrificante perché fa male proprio respirare quelle cose, no? Per dire, mio padre, con tutta questa sua gavetta, questa sua mordere la vita non tanto con rabbia, ma col sorriso e con la volontà di portare a casa la dignità e dare a questi figli, questi 5 figli, una certa sicurezza. Quello che ho passato io fa sorridere, però mio padre che paga il biglietto perché vuole dimostrare al figlio la sua gioia e l'orgoglio di avere in qualche modo, di trovare la maniera di riscattare se stesso. È una cosa bellissima, raccontatela. Senti, a tuo padre hai trovato il coraggio di raccontare come avevi evitato il militare? Mio padre mi accompagnò quella mattina, ma non sapevo che indossavo una sorta di cash sex.
c'è un filo interdentale dietro e sul pacchetto un triangolino pro forma. Colore? Perché mi guardi strano. Colore? Non l'hai fatto il militare, hai fatto male. Colore? Colore fucsia. Ma questo non devo... ci sono stati degli amici gay che si sono mostrati un pochino duri, aspri nei miei confronti quando ho raccontato questa cosa, ma non voleva essere un insulto a una scelta, a un modo di pensare e di affrontare l'esistenza. Voleva essere solo un modo di dimostrare a questi signori che si reputano solo maschi perché gli uomini sono un'altra cosa. Francamente credo che siate d'accordo. Allora giocare su un'ambiguità che comunque non offende, anzi per certi versi rallegra, perché se c'hai dentro queste qualità e riesci anche a... Io vedo con Andrea, con il mio amico Andrea, che lui non riesce a vedere, ma vede più di tutti noi messi insieme, perché ha questa capacità proprio di colorarsi le voci come vuole lui, di immaginarsi me in un certo modo, di dare alla mia voce una forma che a lui piace dare. Cioè questi sono gli insegnamenti. Noi dobbiamo mettere il nostro corpo, la nostra anima, le nostre fattezze a disposizione del cambiamento. Essere un giorno merluzzo, un altro giorno foca, un altro giorno una quercia, un altro giorno un aquilone e un altro giorno Dio. Unico! Mamma mia, ma com'è? Andiamo col prossimo contributo. Per favore, volume un po' più alto. Se sono troppo duro ditemelo, eh. Sei unico, sei! Chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca gli eroi. Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo d'una strada che è la stessa che tu fai, e mi trovo perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Batte il cuore ogni giorno, è un'esperienza in più, la mia vita è nella stessa direzione tu, e mi desto da me perché tu sia. Di vivere realmente, e se tu guardi negli occhi è bellissimo. Non ho capito. Il tuo pubblico non canta, vive le tue canzoni. È vero! Sì. Però vorrei fare a loro ovviamente vantaggio, vorrei fare una piccola precisazione, che loro cantano le parole dei brani miei, ma le cantano non perché le hanno imparate a memoria, ma perché ne conoscono il senso vero. E un pubblico come voi, ve lo devo dire, un pubblico come voi è raro, ma non che gli altri siano cattivi, però devo dire che assimilare dei concetti, no? E fermo restando che avete scelto i miei di concetti piuttosto che quelli di un altro artista, ma questo ha poca importanza, perché
magari usciti da qui andrete a un concerto di Claudio Baglioni piuttosto che di un altro artista, ed è giusto che sia così. No. Però quando io vado solo ci si batte in un repertorio musicale di un artista, di solito si ha sempre questa tendenza a rallegrarsi e basta di un certo percorso musicale e di un certo momento storico. Viceversa, nel caso vostro, voi comprendete bene che dentro queste, ma nel mio evento c'è una disperazione, ragazzi, che fa paura. Pensate che oggi si vendono tutti con questi cellulari, è una mostra proprio, devo dire, impietosa dei corpi, dei sentimenti, delle forme e non forme, speculazioni proprio di se stessi, mercializzazione proprio dell'aspetto fisico. Cioè, questo lo trovo francamente, allora voglio dire, visto che quando scriviamo le cose noi e ce le cantiamo, ci entriamo dentro e l'abito è la nostra taglia, bello questo. Cioè, se è vero che ognuno c'ha quello che se merita, io vi merito.